la testa te le guarisce. La testa te le guarisce, certo. Cosa succede? Per esempio, alla nostra addotta, si chiama Daniela, questa è la figlia di un medico napoletano. Lei era addotta, 6-7 ipnosi, l'abbiamo tolta dal problema. Mentre la togli dal problema, la sua parte animica, quella con cui parli l'ipnosi, acquisisce coscienza di sé. Mentre all'inizio delle prime ipnosi lei diceva: ma lo sai che ci sono questi signori che vengono a prenderti? Sì, ma perché? Cosa ci faccio? Che mi frega? Quando arriva in fondo è la parte animica che dà gli ordini, che ti dice: ho capito tutto, ora questi sono stronzi, ora li brucio, li fondo, li faccio. Bene, soggetto liberato dal problema, mi telefona un giorno e mi dice: sai, devo andare giù a Napoli perché mi hanno telefonato i miei che mia zia ha un tumore al colon ed è ricoverata in ospedale, in coma. La ragazza va in ospedale, fa la notte alla zia. Durante la notte la parte animica di questa ragazza esce dal corpo, tocca la zia. Il giorno dopo la zia torna a casa perché non ha più un tumore. Questo è quello che fa la parte animica. Normale. Non è un problema. Oggi, porca puttana. Allora vuoi vedere che... è certo. Però questo tipo di discorso è difficilmente accettato dalla scienza ufficiale. Ma certo che funziona. Come te distruggi un microchip con la forza della tua volontà, della tua parte animica, come fai bruciare una sedia su cui eri seduto 5 secondi prima, che prende fuoco, che sembra la spada di Obi-Wan Kenobi, tagliata a metà, come ho fatto vedere una volta a un convegno, perché dice: il Lux mi stava riprendendo, la mia parte animica l'ho fatto fuori. Però prima mi sono alzata dalla sedia, davanti alla mamma, la quale vede questa sedia fu divisa in due così, ti rendi conto? Quindi la parte animica fa queste cose. Questo però che cosa prevede? Questo prevede un'acquisizione di un concetto della nostra realtà completamente differente e ci pone in un'ottica diversa. All'inizio della nostra discussione noi eravamo dei poveri capini, vengono gli alieni e ci fanno un culo così. Alla fine della discussione noi facciamo un culo così agli alieni. Solo che non lo facciamo perché non abbiamo coscienza di noi. Cioè noi abbiamo coscienza, ma non abbiamo consapevolezza di averla. Questo è il problema fondamentale, cioè non sappiamo chi siamo, non abbiamo coscienza dei nostri limiti. In realtà quello che si vede è questo. L'addotto esce e ha facoltà paranormali, che poi sono normalissime perché tutti hanno questa cosa dentro, solo che tu con la tua ipnosi gliel'hai tolta, gliel'hai tirata fuori. Mi ricordo sempre questo caso, perché è importante questo caso qui. Quando io ho cominciato a fare questi tipi di discorsi, un certo numero di persone che ha capito l'antifona mi chiama e mi dice: sai, io sono, ho questa malattia qua, io te mi metti in ipnosi, io parlo con la tua, con l'anima, convinco l'anima che io voglio guarire e guarisco. Dico: guarda che non è così semplice. Prima di tutto io non lo posso fare perché sennò la Chiesa mi fa un mazzo tanto, la scienza mi fa un mazzo tanto, le case farmaceutiche mi fanno un attentato perché non vendono più la medicina neanche a pagarla a oro. E lo psichiatra di prima, poverino, va a casa come la Regina Pietro, con la mano davanti e l'altra di dietro. Allora non si può, io non posso fare, ci tengo ancora a vivere. Uno insisteva, 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 a un certo punto ha detto: va bene, viene dalla Sicilia questo signore, sclerosi multipla placche. E viene un po' zoppicando così, e viene a trovare a casa tanti anni fa, tantissimi anni fa. Allora io faccio l'ipnosi, ho detto l'ipnosi, la sua parte animica esce, lui parla con la sua parte animica. Quello che succede durante la parte animica è un miracolo, ma un miracolo molto banale, sebbene molto importante. Lui capisce perché è malato. In quell'istante il miracolo è che acquisisce coscienza della sua malattia e non la rifiuta, la accetta. Torna a casa contento. O non è guarito. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che prima di guarire il corpo, come diceva il povero Platone, il povero disgraziato, prima di guarire il corpo devi guarire la testa, devi guarire l'anima, perché sennò psicosomatica, se no guarisci a metà o comunque non guarisci per bene. Questo è quello che succede. T'ho detto, Piero Angela, per carità di Dio, non ne parliamo nemmeno, sono situazioni tremende. E poi ci sono altri aspetti della ipnosi che sono venuti fuori come una situazione collaterale.
Perché noi in fondo avevamo cominciato il discorso col dire, ci sono gli alieni, dobbiamo liberarci di questo problema, ok? Sì, gli alieni sono fatti così e così, abbiamo trovato un sacco di cose, gli scamottaggi funzionicchiano e viva, facciamo acquisire coscienza. Ecco, facciamo acquisire coscienza voleva dire liberare gli addotti dagli alieni. Il nostro problema cambiava totalmente. Il target, l'obiettivo finale non era cacciare gli alieni, ma era acquisire coscienza. È incredibile questa cosa qua. Cioè, a noi gli alieni ci sono serviti per capire come siamo fatti. Gli alieni volevano da noi una cosa che noi non sapevamo neanche di avere. Quasi quasi li ringraziamo. Chissà perché mi viene in mente di ringraziare qualche politico che non se ne vuole andare a casa. No, è proprio un punto. Ho avuto un flash. Un atto mancato, un momento di messa in time. Allora, con le ipnosi sono venute fuori delle cose veramente incredibili. Voglio fare questo esempio, perché questo ne vale la pena. Faccio questa ipnosi, permetto subito,